introdurre, modificare la legge Mancino per il reato di omotransfobia, perché penso che sia ancora molto forte il livello di, veramente di dibattito su questo tema, ma soprattutto di difficoltà per le persone omotransessuali, e quindi credo che potrebbe essere un deterrente importante, ma soprattutto anche culturalmente potrebbe significare il rispetto e riconoscere che ci sono persone che hanno orientamento sessuale diverso. Sull'adozione ai singoli e l'adozione a coppie omosessuali? L'adozione ai singoli potrebbe essere un tema, l'adozione a coppie sessuali, alle coppie omosessuali non credo che potrebbe essere portata avanti in questo momento con questa maggioranza, questo ne sono pienamente consapevole. Domani? Non adesso, non in questo momento, domani. Io ne sono convinto dell'utilità e dell'importanza, ne ho discusso anche con persone molto più preparate e competenti di me, e quindi è una battaglia che in qualunque luogo politico potrò avere la possibilità di portare avanti, la porterò avanti assolutamente. E comunque rispetto alla televisione spero anche in questo di non fare stessa fine della persona che lei citava, perché non è riuscito a fare neanche quello, da quello che mi sembra, perché insomma. Magari un documentario. Vabbè, no? Però pare che anche quello vada, insomma. Vabbè. Non sia stato accettato nei luoghi preposti, andrà insomma, in onda quindi, in una rete. Grazie sottosegretario, naturalmente buon lavoro, grazie anche a voi. Adesso Andrea Pancani, Coffee Break, noi ci vediamo domani, arrivederci.